Questa è la scena della strega in l'evocazione di Conjuring, del 2013. E confrontata con questa apparizione di Jason in Jason Takes Manhattan. La prima è molto più spaventosa, ma non credetemi sulla parola. Jason ha molti momenti spaventosi, ma un motivo importante per cui Jason Takes Manhattan non è ampiamente apprezzato è che non segue i canoni di un buon film di paura. Secondo questa donna, anche se non c'è una formula esatta, esistono alcune tecniche che sono sempre efficaci nel terrorizzare gli spettatori. My students kind of jokingly know me as Dr. Horror. Chi ha un dottorato in paura. So, jump scares are based on kind of a theory of what fear is. Fear is kind of the buildup. It's the time in between when you think something might happen to when it actually happens. È facile prevedere una scena spaventosa. La luce cala, la scena rallenta, alcuni oggetti potrebbero iniziare a muoversi da soli. E la musica diventa seria e angosciante. Pero ma esos questi sono solo gli indizi obvious. Più ovvi. Entonces, ma allora, ¿qué es lo qual que ayuda è la prima cosa un che rende una repentino? Scena spaventosa? I call it breadcrumbs. You get some type of indication that something scary may be likely to happen. The closet door opens slightly. We see a window open. There's a weird noise coming from the corner. Ce ne sono alcuni esempi famosi da alcuni classici horror. Nella serie Venerdì 13 sai che qualcosa sta per succedere quando senti questo. O il famoso suono. In Lo Squalo. Ma le briciole in questione sono spesso più subdole, come in questa scena di Below del 2002, dove il riflesso nello specchio si muove in ritardo e che ti fa pensare che qualcosa non quadra e quindi che qualcosa di ancora più spaventoso stia per accadere. Ma guardiamo di nuovo la scena del guardaroba in The Conjuring. Ci sono diversi elementi che ci portano allo spavento finale. Prima il rumore dell'armadio che sbatte. Poi la ragazza che cammina nel sonno. Cindy? Inoltre, la telecamera non si muove e l'armadio si vede sempre. E poi si sente di nuovo un forte rumore, solo che questa volta la ragazza è a letto. Quindi sappiamo che non è stata lei. E infine la musica. Ogni briciola aumenta il nostro livello di ansia poco a poco, come un palloncino che gonfiandosi gradualmente arriva ad esplodere. Queste cose non ci sono nella scena di Jason. E in effetti, non si sente nemmeno la classica musica inquietante fino a quando non si vede che Jason è già dietro di loro. Quando vediamo o sentiamo questi indizi, è difficile che lo spavento arrivi subito. Anzi, nelle scene migliori, è vero il contrario. Si crea attesa trascinando la scena fino a quando la tensione è troppo alta da sopportare. Come Alfred Hitchcock disse, non c'è terrore nel botto, solo nella sua anticipazione. Once the gun is fired, the fear is done. It's over with. There's nothing left to be scared of. Once the gun is fired, the scene is over. Ma per un vero spavento ci vuole tempo. A volte anche la maggior parte del film. Ma se fatto bene, ne vale la pena. Un ottimo esempio è questa scena dell'infermiera in L'Esorcista 3. La telecamera rimane immobile per circa 3 minuti, mentre infermieri e guardie si spostano. E così sappiamo che qualcosa sta per accadere. Ma non sappiamo quando, e ci vuole tempo per arrivarci. In Insidious c'è un altro buon esempio di attesa e tensione. Ma invece di una singola inquadratura, la ripresa si alterna tra i due personaggi. La conversazione prosegue per 2 minuti prima che il demone appaia. E anche se sappiamo che qualcosa sta per accadere, ci coglie di sorpresa quando succede. La scena dell'armadio in The Conjuring arriva al culmine dopo 2 minuti. Il regista James Wan la fa svolgere molto lentamente e con un angosciante senso di terrore. E anche la scena di Jason è lunga circa 2 minuti. Ma Jason viene rivelato troppo presto nella scena, senza alcuno sviluppo, circa 1 minuto dopo l'inizio. Quindi aspettiamo solo che la coppia lo veda, mezzo minuto dopo. E per noi come pubblico non c'è tensione, nessuna ansia.
E durante questa creazione dell'angoscia nei migliori film horror c'è una distrazione per aumentare ulteriormente la tensione. È come in un trucco magico. Siamo incoraggiati a guardare in una direzione mentre la vera minaccia sta venendo dall'altra. In questa famosa scena dello squalo siamo distratti dalla scoperta di un dente e ci aspettiamo di vedere uno squalo. E invece c'è un cadavere. Nel Sesto Senso, quando Cole e il pubblico si concentrano sull'armadio, un braccio sbuca da sotto il letto. Una forma comune e spesso abusata di depistaggio è il trucco dello specchio, dove il protagonista apre un armadietto, per esempio. Prima è da solo, e poi quando lo chiude qualcuno gli appare dietro. Sorpresa! Fu utilizzato per la prima volta da Roman Polanski in Repulsion nel 1965, e ora è comune in moltissimi film. In The Conjuring, la telecamera e la ragazza guardano l'armadio. E così pensiamo che ci sia qualcuno dentro. Ma in realtà, la minaccia è in cima all'armadio. E con Jason non c'è nessun inganno. I personaggi hanno un falso senso di sicurezza. Ma noi spettatori sappiamo dall'inizio dove si trova la minaccia. Questo ci porta all'altro trucco visivo degli spaventi che fanno salire l'ansia, perché limitano ciò che possiamo vedere. Anything that you can do to limit the character and through that the audience's frame of vision will always increase the anxiety and the scare of it. Ci sono due modi per farlo: riprese e illuminazione. Comunemente per l'illuminazione si usa il flash della telecamera come in questa scena in La Madre, oppure un dispositivo da visione notturna per restringere il nostro campo visivo come in The Descent. Buona parte della scena è oscurata in queste riprese e non abbiamo spazio per sentirci al sicuro. All of these things have what we call in lighting a hard fall off, meaning there is a very sharp line between what you can see and what you can't see. Ci si può comunque spaventare in una scena illuminata, ma si dovrebbe accumulare più tensione affinché questo succeda, come accennato prima. Basta guardare, per esempio, questa terrificante scena in Mulholland Drive. Il mostro non si vede fino alla fine dei 3 minuti di conversazione durante i quali si accresce l'angoscia. In The Conjuring, la visuale è limitata essendoci solo una piccola lampada accanto al letto in una stanza altrimenti buia. Jason invece si trova in una Times Square molto illuminata, dove l'unica volta in cui è oscurato è quando due persone gli passano davanti. L'altro modo per limitare la visuale è la ripresa. It is very common in horror films to limit the character's kind of vision, their frame of reference, where they're looking through keyholes. They might be trapped in a closet and they're looking out slats of a closet and really kind of limit how much they can see. And with that, you are limiting how much the audience can see as well. Guardiamo questa scena in The Shining. La telecamera segue Danny, quindi noi non possiamo vedere cosa si nasconde dietro gli angoli del corridoio. Fino a quando è ormai tardi. In questa scena in Psycho, l'inquadratura è centrata su Arbogast. Quindi non vediamo cosa lo circonda o cosa sta per succedere. Crea un ulteriore senso di ansia nello spettatore. The tighter you are and the more confined you are and the less information you have about the situation, that's when it's scary. E i movimenti della telecamera possono anche portare lo sguardo in aree dove non guarderemmo. If the closet is slightly open, the camera may start pushing into the darkness slightly. The filmmaker is forcing you as the audience to get closer to it, whether you want to or not. Or sometimes the camera will hold perfectly still. And that in itself can be equally anxious because we're used to movement and cuts and things like that. E quando finalmente appare qualcosa, è generalmente accompagnato da un suono forte. Questi suoni sono noti come sting. Un buon esempio di sting è presente nei titoli di testa di Insidious, un film pieno di efficaci tecniche spaventose. Il suono evidenzia i momenti in cui potremmo spaventarci. C'è sicuramente uno sting anche in The Conjuring, ed è accompagnato da uno zoom. E ce ne sono due in Jason Takes Manhattan. Ma questi sono entrambi inefficaci, poiché abbiamo già visto Jason, e quindi il suono non alimenta nessun climax. Uno sting non è sufficiente senza un buon accumulo d'ansia.
Ma succede spesso che lo spavento ed un forte suono escano all'improvviso completamente dal nulla. Certo, può destare sorpresa, ma non dura a lungo. In Blu Profondo c'è una famosa scena con uno sting, ma non c'è nessun indizio o accumulo previo. La scena è certamente violenta e inaspettata, ma non rimane una vera paura dopo l'attacco dello squalo. E l'assurdità di tutto ciò potrebbe invece far ridere. E dopo tutto il lavoro per creare questa paura, anche la minaccia deve essere all'altezza. In molti film, la minaccia non è reale, ma può comunque spaventare. Oh my gosh, the closet door is opening. We're getting closer, closer, closer. The music's swelling, the camera's pushing in, and then it's a cat. Cats have had more jump scares in horror history than any monster ever had. Come in The Amityville Horror, quando ne appare uno fuori la finestra. Ma una delle finte più famose, in realtà non è un gatto, ma un bus né il bacio della pantera del 1942. Anzi, questa scena ha ispirato il falso spavento in altri registi. Ed è famosa come la tecnica del bus di Newton dal nome del produttore Val Newton. Un altro famoso esempio è la scena del tostapane in Silent Hill. E sebbene possa spaventare, non c'è niente di terrificante in un toast se non si è celiaci. Molti film dell'orrore sono pieni di queste scene irrisorie, che però finiscono per sminuire il film. E non aggiungono niente, né aiutano a creare angoscia. Il modo migliore per gestire gli spaventi è non abusarne. Infatti, troppe scene spaventose perdono efficacia e a volte sono del tutto inutili. Anzi, il film vincitore dell'Oscar, Il silenzio degli innocenti, non ne ha nemmeno una di scene del genere. E il classico Non aprite quella porta ne ha solo due. If you're just up here the whole time, you go flat, there's nowhere else to go. And so it's all about kind of, you know, taking the audience on a roller coaster ride of hills and loops, but not trying to keep them suspended in the air the entire time. E quando una scena che dà spavento è fatta bene si sa, perché inizia a vedersi molte altre volte. Replicata in film più recenti come tributo al suo successo e al lavoro dedicato alla sua creazione.